Ciao ragazzi, come vedete oggi sono in lago, sto pescando le carpe. La pesca alla trota è chiusa perché sono nel periodo riproduttivo. Mi vedete che guardo lì perché ho già la canna in pesca. È una pesca che avete già visto sul mio canale YouTube. Sto utilizzando la Bread Fly con uno Strike Indicator. Vediamo un po' se ce n'è qualcuna collaborativa disposta a venire a assaggiare le mie Bread Fly fatte con Electric Ecstasy. Vi faccio vedere dopo eventualmente come l'ho realizzato. Intanto vediamo se riusciamo a prendere qualche carpa. A livello di pesca probabilmente non è la più tecnica, però in mancanza d'altro è un bel tiro alla fune con questi ciprini che sono veramente molto potenti. L'attrezzatura è un'attrezzatura abbastanza importante, sto utilizzando una 9 coda 9, ero già venuto in realtà con una 9 coda 7, però era troppo stressante per i pesci ed era troppo rischioso perderle perché comunque sono pesci molto grossi, sono carpe veramente di buona taglia che hanno una bella riserva di potenza anche quando arrivano a tiro di guadino, quindi anche guadinarle non è sempre estremamente semplice. Quindi vi consiglio di utilizzare un'attrezzatura adeguata per non stressare oltremodo le carpe. Cosa ho con me per pescare le carpe in lago? Innanzitutto ho, come vedete, un materassino, perché durante le operazioni di slamatura o comunque vogliamo farci una foto con il pesce c'è il rischio che cadano, è meglio che stanno all'interno del materassino, così non roviniamo nemmeno le pinne. Si tratta di pesci che comunque sono sottoposti a una buona pressione di pesca, quindi bisogna avere comunque il massimo rispetto per questi esseri viventi. Dopodiché l'attrezzatura con cui vado a pescare, che ho detto che è una canna abbastanza importante, una 9 coda 9, sto utilizzando una Grand Eddy Division. Con una coda 9 galleggiante. Per l'attrezzatura abbiamo visto cosa serve, adesso vi faccio vedere cosa si deve utilizzare per poter provare a insidiare le carpe in questa maniera. Vi faccio vedere l'imitazione che sto utilizzando, veramente molto molto semplice. Vi consiglio di utilizzare ami abbastanza potenti perché le carpe tendono ad aprirli,
perché se non sono di buona fattura o sono ami abbastanza leggeri, tipo quelli da secca per intenderci, c'è il rischio di slamare i pesci. Allora io ho utilizzato ami da streamer, fondamentalmente ami comunque molto resistenti. Prima di farvi vedere il dressing, però voglio farvi vedere la montatura che utilizzo. Questa è la canna di cui vi ho parlato prima. Come vedete ho montato uno strike indicator di dimensioni abbastanza generose, potete sceglierlo anche voi. In questo caso l'ho messo abbastanza distante dall'artificiale, che è una Bread Fly, che adesso vi faccio vedere la realizzazione. Eccola qui, fatta con l'Ecstasy, spiombata, potete realizzarla anche piombata. In alternativa potete utilizzare, ce l'ho anche qui, potete utilizzare il classico ovetto, in questo caso fatto di colore giallo per imitare la pastura che si mangiano, piuttosto che un chicco di mais, eccetera. Sono molto molto funzionali. In testa in questo caso ho messo una perlina di tungsteno di misura non particolarmente grande. La cosa che vi consiglio è di utilizzare sempre l'improved clinch knot per evitare che possano sciogliere il nodo e slamarsi, perché ci sono esemplari veramente interessanti. Mi raccomando ragazzi, scegliete con attenzione la profondità, perché la distanza fra lo strike indicator e la mosca poi andrà a realizzare quella che sarà di fatto la profondità di pesca. Questo dovete deciderlo in base all'attività dei pesci. Se mangiano a galla potete anche completamente rimuovere lo strike e pescare a vista, un po' come pescare a secca, per capirci. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno. Come vi avevo già accennato in precedenza, è importante per insidiare le carpe con la bread fly che siano abituate a cibarsi di pane. L'amido le rende in qualche maniera dipendenti e questo può essere un'arma a vostro favore per insidiarle proprio con una bread fly. Nella scorsa puntata di qualche anno fa avete visto come realizzavo la bread fly con una specie di rig con dell'ovatto o dello yarn. Oggi ho provato a fare qualcosa di diverso utilizzando un materiale che sono insolito per questa tipologia di pesce, ovvero l'Ecstasy. Ecstasy che io vado ad utilizzare fondamentalmente di due colori, UV White e Fluo Cheese. Con questi due colori potete affrontare il 90% delle situazioni relative alla pesca della carpa. La mosca è molto molto semplice, è importante però che scegliate l'amo adeguato, perché un amo classico da trota o è molto 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 resistente, che è veramente difficile per questioni anche realizzative delle ninfe trovarne uno così resistente, oppure vi consiglio di ricorrere a un amo da streamer. In questo caso sto utilizzando un F314 da misura del 6, potete utilizzare anche un 8, è un amo abbastanza grande, è dotato di ardiglione, quindi dovete schiacciarlo per poter liberare al meglio i pesci. Vi posso garantire che prendere una carpa molto grande mette a dura prova qualunque tipologia di amo, chi ha pescato le carpe lo sa perfettamente, quindi per non perdere un pesce o avere la paura di forzarlo e quindi stressarlo ulteriormente, è meglio utilizzare un amo molto resistente. Si tratta di una pesca un po' estrema, non è vera pesca a mosca nella sua accezione più stretta del termine, in realtà stiamo pescando con un'attrezzatura da mosca, questa è una cosa che va detta e ricordata sempre. Se vi dovesse piacere fatela, o quantomeno provatela, se non vi dovesse piacere non fatela, non siete obbligati. Dico semplicemente che è un buon palliativo, molto divertente, abbastanza semplice, per poter catturare un pesce che è molto combattivo e molto bello e poter affrontare al meglio il periodo in cui magari non si possono pescare le trote. Non volete andare a Lucci? Provate le carpe e altri pesci, perché attenzione, la bread fly non viene presa solo dalle carpe ma anche da altri pesci. Bando alle ciance, andiamo a vedere come realizzarla. Il discorso è: perché scegliere fra questi due colori di Ecstasy, Fluo Cheese e UV White, ovviamente parliamo dell'Electric Ecstasy, quando posso mescolarli assieme e ottenere un colore perfetto della mollica di pane? Andiamo a vedere come. Prima cosa che vado a fare è schiacciare l'ardiglione, vi consiglio di farlo sempre a casa, inserite l'amo all'interno della pinza del morsetto, così piano piano andrete a schiacciare l'ardiglione e non avete alcun problema. Dopodiché
siamo pronti per la realizzazione. Molto semplice, il filo conta veramente poco, utilizzo sempre il power thread in questo caso anche perché mi mette al riparo da rotture. Vado a fermare il filo, non c'è bisogno che arrivo fino alla curvatura dell'amo perché è già abbastanza grande. Le carpe in realtà sono molto attratte dal pane quando è abbastanza voluminoso, dovete solo augurarvi che non si tratti di pesci particolarmente punti e selettivi, altrimenti bisogna scendere come dimensione e anche come diametro del filo. Ecco qui, due fibre di Ecstasy, Fluo Cheese e UV White. Le vado a accoppiare e metterle qui. Mi raccomando, stringete per evitare che vi ruoti troppo. Torno vicino all'occhiello. A questo punto prendo le due fibre, do una piccola spettinata con del velcro e le vado a intrecciare tra loro. Fatto questo, di nuovo con il velcro, estraggo le fibre e tutto ciò che devo fare è avvolgere. Avvolgo e tiro indietro. Avvolgo e tiro indietro fino all'occhiello. Fatto questo, vado a fermare il tutto. Un paio di giri, taglio. Tiro indietro le fibre per avere un occhiello pulito al massimo. Poi potete mettere anche un goccino di colla io. Per questione di velocità evito e fate un bel nodo di chiusura. Nostro inseparabile velcro, spettinatina. E la nostra bread fly di due colori. Molto molto imitativa per quello che può valere l'imitazione di un fiocco di pane, è pronta. Ecco potentissime.
Guardate che pesce. Meravigliosa. Lasciamola subito andare, eh? Mamma mia, quanto pesa. Ragazzi, quest'ultima cattura mi ha veramente sfinito. Se vi è piaciuto questo video, allora mettete un bel like sotto qui su YouTube. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto. Vi ho mostrato ancora una volta come pescare le carpe a mosca con una bread fly, questa volta fatta con l'Ecstasy di Flybox. Se avete dubbi, domande o perplessità, come al solito potete scriverlo tranquillamente qui sotto nei commenti. Io sono Gabriele Zingaro, Cap Fly Fishing, e questo è il mio canale totalmente dedicato alla pesca a mosca. Ci vediamo alla prossima avventura.